adesso Stefano Zampieri, che ha portato qui, se riesco a far partire un video su YouTube, che non è facilissimo perché devo cambiare PC. Presento Stefano Zampieri. Perché oggi la tecnologia ci è già abbastanza fidata contro, quindi spero che non voglia continuare, insomma, che di allora Stefano Zampieri, un artista romano, un amico che ormai grazie conosco da anni fa, sono più presento, sono tanti anni che sono passati, e quindi vuol dire che pianto vecchio io, quindi non dico più da quanto tempo. Ha fatto dei lavori stupendi, purtroppo la vita ci porta a non fare anche quello che ci viene. Qualche scelta dovevo più fare, purtroppo le 24 ore, 20 sicuro si scappa, 4 non abbiamo avuto niente. Ma l'intervento di questa sera, sperando che è sostanziale, poi rischia di fare cos'è. L'intervento di stasera è un intervento che mi piace molto, a parte che fino perché mi piace più. Le nostre discussioni ormai sempre più rimunerate sono sugli abbinamenti, l'abbinamento e l'altro. Io non lo visto, diciamo che è vivo, come tutti noi siamo. Come creativo, quindi avevo fare di abbinamenti di altri scelti. Qualche volta lui convince me, qualche volta convince io che c'è quello da fare. Dicevo, quello che voglio comunicare stasera è una cosa molto semplice. Quello che bisogna comunicare è che essendo un creatore dello scorso vicenda ho scoperto che tutti noi siamo creativi, solo che quando siamo piccoli ci raccontano che non è così, ci raccontano di usare la matita piuttosto che il gesto libero, perché è comodo, ci raccomandano di non sporcarci le mani, perché se tirate con bene a scuola, a casa si sporcano le pareti. Ci sono una serie di problematiche che ci frenano quello che è la creatività. Non parliamo di arte, io non mi preoccupato di passando nel 2012 faccio una molta fatica per parlare di arte, perché mi sembra che ci sia una truffa continua l'arte. L'arte deve essere Michelangelo, deve essere, diciamo, Finetti, quindi non c'è un avviso. Poi dopo lo diciamo creativo. Noi siamo i creativi, solo che non ce lo ricordiamo, solo che siamo abituati a qualsiasi lavoro che noi si faccia, siamo abituati a strumenti rigidi. Penna, vita, oggi ancora di più tecnologia che ci supporta la rete. Io perfino io 10 giorni fa mi hanno convinto a comprare lo strumento del secolo, mi permetto di fare il filmato con questo che sto dicendo, fra 8 minuti lo elaboro, fra 15 minuti è in questo mondo. Questa mia comunicazione viene tradotta in un attimo e questo mio modo di parlare viene mandato su internet. Questo non ci deve tornare con tutte le cose che fate, perché non conosco molte singole professioni, questo non mi deve tornare il piacere di cercare dentro di voi. Dove si cerca? Andando a scuola d'arte, a scuola di pittura, a scuola di gioielleria? No. Voglio diventare pittore? Vado tra maestro? No. Prendete 3 anni e stavo appunto a casa. Volete fare l'orafo? Certo, ci sono degli strumenti, delle tecniche. Io mi sono piccato da ormai più di un anno, questa è la prima uscita che abbiamo fatto con il grande scelto di Casini, di Torzino, di 2 bistro romani, un certo livello di cucina, ora si è ritirato, si fa per dire che è in bandoccia, prima della Paola 2013,
una cosa incredibile, da Pigliano, Pigliano qua, fino non si sa dove, nelle giornate belle si intravede il mare, incredibile, e con lui abbiamo deciso di far partire un concetto, i colori della cucina. Questa è proprio il segnale dove io mi diverto, ed ecco qui un messaggio che vi voglio dare. La creatività nasce nei posti più incredibili, nasce in mezzo al mondo, nelle cose che noi facciamo tutti i giorni. L'input è ascoltarsi, cioè sentire le virgole di saggezza di chi nulla ha da nascondere e iniziare a cimentarsi con le cose che siamo intorno. In questo caso, ecco, lui è Enrico Casini, abbiamo fatto un corso di due giorni, sabato e domenica, residenziale. Lui cucinava e io gli correvo dietro. Io sento molto emozionato stasera perché non parlo mai di fronte a gente seduta, perché sono sedute, ma vado sempre a cibo. Dopo io sono in giro 30 secondi per farvi vedere quello che sta dicendo, che è realizzabile sempre. Lui cucinava, gli allievi stavano dietro, perché mi sono arrivati tutti e tre, stavano messo il numero limite, è stata la prima e ci siamo messi noi in campo per campo. Lui cucinava e io andavo a rubare i miei cosa rubato? Qui ha fatto una passata di peperoni, chiaramente sono andato in quella casa a rubare qualche cucchiaiata di peperone, di finito, di prodotto finito. Poi ho rubato le spezie, ho rubato i pomodori, che lì si vedono bene. Le ciotoline che si vedono dietro sono tutti le rubette che ho rubato in cucina. Stasera troveremo 5 minuti così. Questa cosa serve a fare per capire che intorno a voi c'è tutto quello che vi serve. Quando ho conosciuto Fabrizio, veramente ormai parliamo dello scorso millennio indietrato, non avanzato, lui, io mi ricordo che si presentò alla seconda lezione con la ricetta, classica ricetta con i pennelli, i lupetti di colore, la ciotolina per l'olio, la ciotolina per l'acqua che può, no, che spiego. Io ho guardato, non ci sta, già allora era un po' fuori di testa. Ho detto, ma le uova, le portate? Ma guardate, possiamo dire pure che siamo diventati amici perché la terza volta fa risposta male, si è peccata la librata in testa, ho smesso, ma ho sempre le uova in tasca, la terza volta la librata in testa, non mi ha guardato per lui, se non è provare. Le cose, ripeto, stanno intorno a noi, si trovano intorno a noi. Qui continuo ad andare perché concludo, perché non voglio occuparvi lo spazio. Poi, se volete, mi potete cercare, basta digitare il mio nome e cognome su internet, sta partendo tutto un programma di questo tipo. YouTube, sto facendo dei video con pillole, dove mi alzo la mattina, già se ci sono, vedete, io mi alzo la mattina, faccio colazione, e con una tazzina di caffè per me, e una tazzina di caffè per il po' di carta, si fa un'opera. Con l'uovo e lo zafferano si fa quello che facevano nel 200, 300, 400, quello che ha fatto Michelangelo e Raffaella Sistina. Vi faccio capire che portata enorme, basta essere curiosi e chiedere, non serve fare corsi di 3 anni di più, basta andare su YouTube per qualche giorno, digitare il mio nome e cognome, sono delle titoli, dove dico qualcosa. Impera l'uovo. Dal 200 dalle Madonne su oro, su foglia d'oro del 200 senese, credo che tutti abbiamo visto queste cose. Per ritoccare si faceva una mistura di colore con l'uovo. Tutte le signore che sono qui presenti, anche i singoli, sanno perfettamente che se si lascia l'uovo, si fa la frittata, si lascia inavvertitamente l'uovo dentro l'uovo, si fa la frittata, tempo che ritorni dentro l'uovo, la pare il piatto con l'uovo è una cosa delicata, che vuol dire? Incolla, è una colla pazzesca. Dal 200 in poi l'uovo mescolato al colore è servito per ritoccare tutte le cose che io non volevo vedere qua, sia oro, sia tempere, sia anche Messer Michelangelo e tutti quelli che sono venuti dopo, per fare delle coperture veloci che asciugavano il fumo e che andavano a mettere per esempio le mutande a tutti quei personaggi che la Chiesa nei secoli dopo non voleva vedere. Pensate, l'uovo di cucina cosa riesce a fare? Con l'uovo
si fa tutta una serie di progetti. Io non voglio dirvi di più, lì intanto continuo a essere, vi spiego solo quello che vedete e poi passiamo, vi faccio alzare la distante con il nostro lambruschetto lì. Lì ho preparato semplicemente con i materiali che avevo a disposizione, programmato, poi ho preparato solo dei fondi su carta, la stessa carta povera che ho visto stasera, quindi niente di eccezionale. Abbiamo preparato dei fondi, abbiamo asciugato dei fondi e poi alla fine della giornata è stato fatto proprio il quadro. Per dire, che hai usato? Niente. Hai usato un pennellaccio, ho comprato un affreschamento per euro. Fogli di carta, 3 euro, un uovo, un po' di polvere e un uovo. Io spero di non avervi annoiato, ma spero che anno nuovo vi venga la voglia di scoprire giustizia di creatività, che è tanta così, che voi non sapete di avere, di iniziare un percorso che poi durante l'arco della giornata, durante la settimana fa tanto bene, che non fa male a nessuno, e vi porta a vedere le cose in maniera. Non è una carta d'acquarello, è una dimostrazione solo per dire quello che voi a casa, con un foglio di carta, riuscite a fare, stappando la vostra bottiglia di vino se solo vi va di farlo, o col caffè o con quant'altro. Questo è il normalissimo lambrusco, io lo faccio fronte di qua, poi lo vediamo. Una traccia semplicissima, purtroppo non vedo più niente, sono cieco come una talpa, per cui potrei andare a senso. Una traccia semplicissima di una discesa, sono molto preso da queste crete toscane della Val d'Orcia, per cui faccio una traccia di questo tipo. Proprio banale, niente di che. Vi svelo subito un trucco, eh? Io sento nei cervelli che dice no, io non sono capace a disegnare. Sicuramente la metà di voi dice io non sono capace. Non siete capaci perché il cervello è abituato a usare questa e il cervello è usato a guardare quello che facciamo e quando siamo stati piccoli ci hanno insegnato ad alcuni addirittura a stare dentro le righe. Ad altri no, ma nessuno ci ha insegnato a fare questo senza neanche guardare, cioè staccare il corpo da quello che fa. È il cervello che dice che non sono capace. Tutti sono capaci a dipingere, a diventare Michelangelo è un altro paio di maniche, però a dipingere e a disegnare tutti quanti sono capaci, basta non pensarci. Sulla sinistra ci vado a mettere un abbozzo di albero, una stilizzazione di un albero, eccetera eccetera, e con questo abbiamo fatto una bozza per andare sopra. Che c'entra il vino? Il vino è la parte sostanziale. Dice ma l'albero viola non si è mai visto, ragazzi l'albero viola non si è mai visto, ma io ce l'ho il vino, voi bevete vino stasera, non lo potevo mica fare col panettone. In cucina l'albero sarebbe stato verde perché mi sarei andato a prendere della. Guardate, avete mai pensato, cioè le donne lo sanno, come me, che facciamo celli a casa, una macchia di vino sulla tovaglia, e perché non ci deve ricordare? Sostanzialmente questo è il gioco che noi dobbiamo fare, non voleva essere chissà che, voleva essere semplicemente un pensiero. Se noi aspettiamo che questo asciughi, cosa che non vi farò fare, che non vi vorrei far vedere, io posso arrivare stratificando lo stesso vino 5, 6, 7, 8 volte a ottenere tutti i colori che danno sul rosso viola di questa base. Non serve che io compro 15 tubetti, serve che attendo e ripasso sopra. Macchia su macchia su macchia e viene fuori il colore che voglio. Dicevo, se avevo bisogno del verde e stavo in cucina, cuocio gli spinaci, l'acqua di cottura che facciamo? La buttiamo, è verde. Una sola domanda se c'è, dice perché se ne lunghi? Una sola domanda, poi vi lascio la degustazione che è la cosa meravigliosa. Vado lasciarlo così, bloccare, senza problemi. Bene, io vi ringrazio. Io speravo, la mia domanda ha detto una sola, che non avevo più parte, la dimensione. Non so che non c'è nulla di altro, non so che non c'è.